Allora, oggi sono tornato sulla scogliera e l'intento è quello di prendere qualche bella orata. Ho innestato la vetta alla canna. Questa canna ha due vette, una ha una gradazione medium e l'altra light. La medium lancia fino a 100 grammi e questa che è light lancia fino a 60 grammi. Io pescando con piombi da 30 grammi solitamente, oggi sto utilizzando come sempre poi un pallettone da 30 grammi forato, c'è una perlina salvanodo, una girella per evitare che il filo si arricci quando recupero se la cozza rimane attaccata e poi un terminale dello 0,22 lungo 80 cm, 1 m, armato con una piccola ancoretta. Quello che va a fare adesso è il primo innesco. Ho due cozze, diciamo una più grande e una più piccola. Adesso poi ne raccoglieremo alcune più belle perché c'è l'alta marea ed è complicato prenderle. E la più grande la utilizzo per la polpa. Questo innesco io l'ho fatto, l'ho mostrato in tantissimi miei video, quindi non sto qui a ripetere ogni volta le stesse cose. Vi invito ad andare sul canale e a vedere un po' tutti questi video. Comunque la polpa eccola qua, è una cozza che inizia a essere succosa perché qualche settimana fa erano ancora abbastanza asciutte. Adesso con il caldo le cozze diventano più polpose, ricche di succo, di polpa proprio. E la più piccola la pulisco un pochino perché è piena di incrostazioni. La dischiudo con la punta. La divarico leggermente, stacco la polpa dalla parte del muscolo e la indirizzo verso la parte apicale, poi prendo la mia bella ancoretta carica di polpa e la inserisco dentro la cozza. Nella parte basale spingo l'ancoretta verso il basso, poi piano piano tiro il filo e incastro l'occhiello dell'ancoretta in prossimità del vertice della cozza. L'innesco è fatto, faccio il primo lancio della giornata, metto in tensione la canna, regolo la frizione e poi vediamo se abbiamo la prima partenza quanto prima. Ora bisogna attendere e aspettare che la prima orata si avvicini tutum, e che dia la mangiata. Allora, ho ricevuto una forte mangiata, spero che si sia attaccata, mi ha dato una bella piega. Si muove, c'è. Cioè. Adesso provo. Allora, sembrava chissà che ci ha fatto sperare, invece è un'orata piccolina e ora sinceramente se riesco
la vorrei liberare. Allora, l'amo non è in profondità, vediamo se riesco a fare, vi lascio in diretta. Allora, slamarla non dovrebbe essere difficile. Eccola qua. Allora, eccola qui, piccolina, sarà un pesce di 2,5 etti. E ovviamente era tutto. Partita come un fulmine. Nulla, la giornata inizia discretamente. Speravo in un pesce grande perché la piega ci ha fatto ben sperare, invece poi di fatto era un pescetto. A dopo. Cala. E nulla, Mariano è stato in combattimento e poi si è staccato sto pesce, peccato. Com'era secondo te, Mariano? Medio. Vabbè, meglio così, ben per il pesce, perché magari piccolo andava rilasciato e in questa situazione è stato più semplice rilascio. Rilanciamo, io vado a controllare anch'io la mia cozza e vediamo che succede. Allora, come accade in questo periodo, siamo verso le 11 e si è alzato il vento, quindi la pesca inizia a essere più complicata, quest'anno è terribile. E cosa ho fatto? Ho abbassato la canna spostando il picchetto in modo da averla il più basso possibile e il vento possa fare meno trazione sul filo per aria. Poi dopo fatto il lancio la butto subito a sinistra contro vento, facendo toccare immediatamente il filo all'acqua, in modo appunto che le raffiche non possano spostarlo troppo a destra e creare una pancia antipatica. Ora sto con 30 grammi e non escludo che se dovesse aumentare il vento possa passare a un piombo più pesante, magari sui 40. Vediamo.
passeggiata in diretta. Stavo facendo l'inquadratura, eccola qua. Ora la prendiamo, eh. Questa è la prima orata degna della giornata, è un pesce sicuramente sui saietti abbondanti, bello, e mentre lo tiravo fuori Mariano ha rilasciato la sua orata, però non si riprendeva e l'ha recuperata col retino. Adesso niente, la metto nel cinignolo, il primo pesce che mi piace, e vediamo di prenderne altro. La biga che ha mangiato sicuramente, vediamo. Andiamo a fare, ragazzi. Pesce. Beh, bella presa. Tira un po'. Allora, la battaglia epica. Esceva fuori lei. Questa già in senso una big. Sicuramente oltre il chilo. E che dire, sono contento. Mi hanno aiutato dei bagnini perché c'è una boa e si era messa intorno. Pensavo di perderla. E invece eccola qua. Sono molto felice e molto soddisfatto. Dai, adesso la metto nel retiro, la metto in acqua e continuo a pescare perché c'è un momento particolarmente produttivo. Abbiamo le canne che partono, Mariano ne ha persa una bella e quindi insistiamo. A dopo. Allora, la giornata di pesca finisce qua.
stata intensa, abbiamo ricevuto parecchie mangiate, abbiamo preso dei bei pesci, qualcuno l'abbiamo anche rilasciato. E nulla, se vi è piaciuto potete lasciare un mi piace e ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti, ciao ciao.